Buonasera a tutti, quest'oggi siamo con Moira Banchieri, esperienza da vendere sotto rete, tante squadre in cui ha giocato e quest'anno finalmente una Nardinetta. Come e quando ti sei approcciata a questo sport? Ho iniziato tanti anni fa, avevo 8 anni e grazie ai cartoni animati di Mila, Shiro, Mimì e altro. E quindi niente, ho iniziato dal mini volley come tante di noi, immagino. Benedetti sti cartoni animati a sto punto. Sono 7 mesi che sei a Filottrano, cosa ti senti di dire sia umanamente che sportivamente? È la stagione perfetta a livello umano e sportivo, perché qui a Filottrano ho trovato delle persone straordinarie che mi hanno fatto sentire subito a casa e una di voi, e non solamente in palestra ma anche fuori, parlo della società, del pubblico, di qualsiasi persona ci sta seguendo, quindi è veramente una stagione spettacolare sotto tutti i punti di vista. E la tua stagione invece personale fin qui? Mi sento di dire che sto veramente bene. Venivo da una stagione in cui volevo smettere e mi avete dato tutti lo stimolo giusto per rimettermi in gioco sia umanamente che come atleta, e non potevo avere miglior fortuna di trovare un ambiente così. Allora, 2 anni fa a Falconara, l'anno scorso a Loreto, com'era giocare contro la Lardini? Il boia de Nero, se può dire. Allora, tutte le volte a Chiara dico: per fortuna che stanno gioco con te, perché sei veramente una cappella. Si poteva dire? Vabbè, l'ho detto lo stesso. Era un derby molto molto sentito, perché sapevamo che a Filottrano trovavamo sempre dei leoni che non mollava mai, e quindi c'era sempre questo attrito agonistico, e quest'anno che sono da questa parte dà veramente gusto. Ti piace di più? Decisamente. 4 partite alla fine, cosa prevedi in questo rush finale? 4 finali fondamentalmente per arrivare al nostro obiettivo, quindi ogni partita sarà sempre più intensa, perché noi ci abbiamo preso gusto a stare su in alto e quindi ce la vogliamo giocare fino alla fine, forza Lardini, e per cercare di arrivare al meglio ai playoff, di arrivare ai playoff e al meglio, e quindi come ti ho detto una finale, ogni partita una finale. Vedremo delle belle partite allora, in bocca al lupo per tutto e ci sentiamo prossimamente. Crepi, grazie, ciao a tutti.